Passiamo alla leva di secondo genere. L'asta pesa sempre 12 N e stavolta, come sappiamo, leva di secondo genere è la forza peso, la forza resistente che è compresa tra le altre due. Immaginiamo che il braccio della forza resistente sia 5 cm, questo è il fulcro, e il braccio della forza motrice sia 15 cm, quindi il triplo. Con un braccio triplo la forza motrice può essere un terzo rispetto alla forza resistente, quindi un terzo di 12 N è 4 N. In questo modo la forza motrice fa un momento torcente di 4 N per 15 cm, 4 per 15, 60 N per centimetro, momento torcente che esce. Esce perché la forza motrice vorrebbe far ruotare l'asta in senso antiorario. Invece la forza resistente vorrebbe far ruotare l'asta in senso orario, quindi il suo momento torcente entra nel monitor e vale 60 N centimetri anche lui. Perché? Perché è braccio per forza 5 cm per 12, 5 per 12, 60. Di nuovo vediamo 60 N per centimetri e meno 60 N per centimetri, se vogliamo metterci il segno meno, questi due momenti torcenti si annullano. Il momento torcente della forza vincolare naturalmente non c'è mai, l'abbiamo detto anche prima, quindi il momento torcente totale è 0, la somma di questi tre momenti torcenti è 0, il corpo rigido non ruota e la forza totale anche è 0, perché la forza vincolare ci mette quei newton che servono per annullare la forza totale. Siccome la forza motrice è solo di 4 newton, infatti è una leva vantaggiosa perché la forza motrice è minore della forza resistente. Con soli 4 newton si riesce a equilibrare un peso di 12 newton. Comunque, siccome la forza motrice è più debole della forza resistente, allora la forza vincolare va in aiuto della forza più debole e ci mette quegli 8 N che mancano alla forza motrice, in modo tale che 8 più 4 equilibri 12 N. Quindi la forza vincolare è la differenza di queste altre due. In questo modo la forza totale è 0 e non solo l'asta non ruotava perché i momenti torcenti si annullavano tutti tra loro, ma l'asta non trasla neanche perché la forza totale è 0.